Buona serata e benvenuti a una nuova puntata di Radio Italia Live. Stasera ho un invito un po' speciale per tutti noi. Dimentichiamoci per un po' i nostri smartphone per accogliere la poesia di un grandissimo artista e godercela fino in fondo. Lui in questo momento è in tour nei teatri e sta facendo un sold out dietro l'altro. Ci colleghiamo con Manola e scopriamo di chi sto parlando. Ciao Berti, Music Place, ormai avete capito, sto portando Niccolò Fabi. Benvenuto. Allora, non so se dirti bentornato o benvenuto, per due ragioni. Tu sei già stato qui. Questa macchina. Volte. A Radio Italia Live, però sei stato con Daniele Silvestri e Max Gazzè nel 2014, in questo confermo, studio sì. Che ti ospiterà stasera. Quindi questa in teoria e anche in pratica sarà la prima tua vera volta da solo okay. A Radio Italia Live. È vero, però è anche vero che sono tanti anni in qualche modo che ho un rapporto con tutte le cose che fate e quindi insomma anche se è una prima volta allo stesso tempo c'è qualcosa di tradizione, cioè un tradimento e una tradizione. Guarda che coincide proprio a pennello. Sta bene su tutto, una t-shirt bianca a sto titolo di questo disco, perché comunque sì. In qualsiasi situazione ci trovi il suo senso. Tra l'altro io so che tu ti sposti durante le tue tournée in furgone, un bel furgoncino, ti ci piazzi dentro con le tue cosine. Ti posso anche confidare una cosa, che non ho delle particolari fissazioni, mm-hmm. Però ho delle consuetudini che okay. Diverse dalle fissazioni. Okay. E il mio posto preferito, che ammetto, ambisco e prenoto fin dall'inizio, il furgone in realtà è questo, è quello dietro al guidatore, che è un luogo che non so per quale motivo mi dà una sorta di tranquillità, mi tranquillizza. Il posto di Niccolò? È quello. Ma devo anche dire che... nella tua tournée europea? Sì, sempre sì. Non ci credo. Sì, sì. Cioè tu ti sposterai da una città all'altra con sì, il furgoncino? Cioè, no, allora io lo... adoro del lavoro che faccio proprio questi viaggi, sono dei viaggi che a me aprono pensieri, danno un senso alla mia vita, non voglio esagerare, però è uno dei motivi che mi rende più sereno pensando a quello che faccio, è proprio questo appuntamento che ci si dà per partire sul furgone tutti insieme, no? Cioè, ognuno che dice dove è meglio andarsi a fermare per mangiare, ognuno c'ha il suo ristorante. Ah certo, però si parla sempre di quello. Ma c'è una città, non necessariamente italiana, ma se vuoi anche italiana, dove proprio torni, oltre che volentieri, perché comunque incontri il tuo pubblico, anche per quel piatto X che ami particolarmente? Ora non voglio fare il diplomatico sull'Italia, ce ne sono diverse. Per l'estero... Ho un luogo, ammetto che è il Marché des Alignes a Parigi, vicino a République. Ah, no, dove sta? Non mi ricordo. Aspetta, sta a Bastille, scusate. Bastille, che è un mercato normale in cui c'è il Baron Rouge, che è un piccolo posto dove vendono le ostriche. Buone. Però a prezzi ovviamente lì proprio di mercato normali, tu vai, te scegli, te le porti dentro e su un tavolo fatto a forma di damigiana, sai quelli enormi sì, che sì, condividi sì, con sì, altre sì. persone, ti porti il tuo piattino di ostriche che ti sei scelto fuori, ti porta un bicchiere di vino e quello è stato una delle esperienze, adesso infatti ho prenotato già nella mia testa per il prossimo giro che facciamo. Quindi in Europa quello è il primo che viene in mente. Io sono contenta di questa chiacchierata, ma sarei ancora più contenta di sentirti cantare e suonare, quindi ti porto di corsa nel Berti Music Place. Vengo perché è giusto che io lo faccia, però devo dire che io qua sto benissimo. Potessimo fare un altro giro del palazzo se vuoi. Facciamo un altro giretto, sì, però intanto... La mia condizione è naturale, se sto in furgone e chiacchiero è proprio la mia condizione naturale, però adesso immagino che dobbiamo andare. Stiamo arrivando, non vi preoccupate, ve lo porto, Berti Music Place, Daniela, eccoci Niccolò Fabi. E allora qui del Berti Music Place è tutto pronto per ascoltare questo meraviglioso Radio Italia Live di Niccolò Fabi, tra pochissimo. Benvenuti a una nuova puntata di Radio Italia Live. Io questa sera me la godrò da fan, una delle più grandi fan probabilmente di Niccolò Fabi. Ciao, buonasera. Ciao. Vorrei salutare anche Daniela Cappelletti che questa Dove sera Daniela? È con noi. Parliamo di tradizione e tradimento. È uscito da 2 mesi questo tuo nuovo lavoro. 2 mesi già. Più o meno.
Fai un bilancio, come sta andando e com'è andata fino adesso? In realtà da quel punto di vista è un po' presto, perché le canzoni hanno bisogno di, secondo me, di ancorarsi agli eventi, alla vita delle persone, perché diventino poi quello che saranno. E in 2 mesi, secondo me, ancora non c'è la possibilità da parte degli ascoltatori di aver inserito quelle canzoni all'interno della propria vita. Secondo me ancora stanno ascoltando un disco, non stanno ricordando se stessi, la loro vita attraverso delle canzoni. Quindi è impossibile, per esempio, paragonarli con dischi precedenti che, essendo già parte della vita degli altri, sono inevitabilmente molto diversi. Quindi dovrò aspettare almeno qualche mese. Però la sensazione di massima è che quantomeno abbia proseguito l'onda, no? Un po' come un aliante che continua un po' a prendere il vento e va avanti. Confermate, vi piace questo nuovo lavoro? No. Sì. Chi meglio di loro? Uno spontaneo apprezzamento. Secondo me sì, più che spontaneo. Sì, no, certo. Senti, visto che sei in pieno tour, c'è una canzone che eseguita dal vivo ti dà più soddisfazione di altre? Allora, esistono vari gradi di soddisfazione. Una soddisfazione, come posso dire, di potenza dell'esecuzione, e probabilmente c'è la canzone, oddio, ce ne sono diverse che ruotano su quell'intensità lì, però c'è la canzone che si chiama Ecco, che comunque so che quando arriva produce qualcosa. Però non posso dire che sia semplicemente di soddisfazione. La canzone che mi godo di più dal punto di vista proprio di pura leggerezza è Lasciarsi un giorno a Roma, perché comunque è finito il concerto, quindi so che a questo punto non posso fare più niente in bene o in male, è andato. Però tra l'altro lo so, perché insomma ho visto, non sono ancora venuta, ma arriverò molto a bravo. Roma a sentirti live, però so che quel brano lì ha una presa particolare sul posto. Sarà che magari, sai, è ma davvero perché l'unico momento in cui si possono scatenare, perché sennò li tengo sotto una pressione per un'ora e mezza di grande intensità, seduti sulla sedia, un po' sempre nell'incertezza se no, sfogarsi o stare in ascolto. E quella è una canzone che secondo me è un grande grido liberatorio, anche se poi in realtà la canzone finisce con questo Lasciarsi un giorno a Roma, che non è esattamente, voglio dire, un grido costruttivo. Però dipende da come la leggi, può essere, sai, una sorta di libertà, di liberazione. Ma infatti in qualche modo è una liberazione per tutti, anche per le persone, perché in quel momento, ecco, hanno proprio la possibilità di dare sfogo probabilmente a tutta una serie di sensazioni accumulate durante il concerto, che sono più interne che esterne. Lì è il momento più estroverso. E quindi siamo tutti felici quando quel riff di chitarra parte, perché sappiamo che a questo punto è andata bene. C'è una domanda che facciamo a ogni artista che ospitiamo in questa nuova stagione di Radio Italia Live. La domanda è la seguente. So che sei una persona molto discreta, però secondo me te la puoi giocare la risposta, nel senso che puoi spaziare parecchio. C'è una cosa che nessuno sa di te, nemmeno i tuoi fan, che potresti dirci oggi, adesso, qui? Io ho una piccola convinzione, sì, che degli artisti, e io ahimè o per fortuna in questo momento ho questo ruolo, la persona dovrebbe secondo me continuare a essere molto sfocata nella conoscenza delle persone. Una delle problematiche secondo me che c'è nell'ultimo periodo, dove attraverso l'utilizzo del social network, tutti noi e anche gli artisti lo fanno spesso, raccontiamo molto della nostra quotidianità, del nostro aspetto proprio più privato. In realtà io, per chi ha l'ambizione di creare effetti poetici, diciamo così, è una grande controindicazione. Io ringrazio il cielo che non ci fosse, non so, non ci fossero i social network all'epoca di Emily Dickinson o di Jacques Prévert, perché se devo immaginare Prévert che fa una fotografia, un selfie suo, capito, davanti a Bastiglia, dicendo oggi ho mangiato, come ho detto io prima, le ostriche, insomma, quanto sono buone,
E cioè, poi come fai a leggere quella poesia e cadere nel sogno? Allora lasciaci così in sospeso, va bene? Va bene. Così, a metà strada. Ti nel frattempo, però, visto che abbiamo scavallato questo momento di domande, possiamo serenamente dire che ha inizio il tuo Radio Italia Live. Quindi il palco, in questo caso, è a tua totale disposizione. A Radio Italia Live questa sera con noi Nicola Fabi. Grazie. A tra poco. Tradizione e tradimento è l'ultimo capitolo della sua poesia. Il nuovo tour colleziona un sold out dopo l'altro nei teatri italiani e in primavera toccherà le maggiori città europee. Sul palco di Radio Italia Live, Niccolò Fabi! Perché storia non un delta, questa strada alla fine non dà scelta, alla fine non c'è scelta. L'itinerario umano non prevede alcun ritorno, ma un'andata, un anno come un giorno, solo sabbia colorata nell'ampolla sottostante della mia clessidra. Il tempo non si sfida, il tempo non si sfida. Tu muoviti per sempre pigramente, si muore nel rigore, nel movimento assente, nel pensiero senza amore. Io di questo che ho paura, per cui quando mi fermo è arrivata la mia ora. Non è finita, non è finita, può sembrare, ma la vita non è finita. Basta avere una memoria ed una prospettiva, a prescindere dal tempo. Non è finita, non è finita, nonostante tutto il male non è finita. Fino a quando una memoria ed una prospettiva, a prescindere dal tempo, a prescindere da tutto, a prescindere. Consente solamente che rifiuto, non sempre trova le parole, anche io modestamente non capisco ma resisto e ammutolisco dal disgusto. Ma cosa c'entrerò mai io con tutto questo? Cosa c'entrerò mai io con tutto questo? Comandanti, fateci il piacere, se prendete decisioni decisive sulle nostre vite, fatelo soltanto nel momento successivo a un vostro orgasmo. Grazie a quell'attimo di pace avremo un mondo senza rabbia, un mondo senza guerra. Non è finita, non è finita, può sembrare, ma la vita non è finita. Basta avere una memoria ed una prospettiva, a prescindere dal tempo. Non è finita, non è finita, nonostante tutto il male non è finita. Fino a quando una memoria ed una prospettiva, a prescindere dal tempo, a prescindere da tutto, a prescindere da me. Oh,
grazie a tutti i treni, biciclette e torpedoni, zattere comuni, funicolari e risciò, pattini e pattini, alianti e passeggini, carrozze e carrozzine, gondole e pedalò, tricicli e carovane, ambulanze e pescherecci, taxi e metropolitane, macchine a noleggio e tavole da sé. Motociclette, motorini, barche a vela e furgoni, idrovolanti e tuk-tuk, elicotteri e trattori, aerei di linea e deltaplani, paracaduti aperti e doni, cavalli bianchi e roulotte, dromedari e vaporetti, raggi supersonici e piroghe, elefanti indiani e pighe, microscopi e cannocchiali, amori con le ali, amori con le ali, amori con le ali. Avvicinandomi a qualcuno, e allontanandomi da qualcun altro. Posto.
Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza. Il marito della donna di cui ti sei innamorato. Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato. Quello che dorme sui cartoni alla stazione. Sono il nero sul barcone. Sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha vent'anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso faccio un giro. Delle donne, ogni scelta opposizione e non si comprende. E sono l'altro, quello che il tuo stesso mai lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello. Che ti opera domani, quello che grida mentre dormi, quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio, il direttore della banca dove hai domandato un fido, quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso vacci a fare un giro. Quelli che eravamo.
dalla fine di una guerra. Ero scivolato dal mio piedistallo, un'assemblea di cocci a conversar di vasi, due cani col guinzaglio alla ricerca di un padrone. Nella schiuma in basso ci appariva tutto chiaro, che non si nasce con un coltello fra le mani. Guardandoci negli occhi entrambi sapevamo che alla fine qualcuno pagherà il male che ci ha fatto qualcun altro. Che da soli non avremmo mai trovato. Tu mi hai sorriso e io ho sentito di essere pronto. Quasi il peso si è lasciato andare avanti, i talloni sono alzati dalla terra. Tu avevi paura, io forse un po' di più, ma l'attimo dopo in un salto noi eravamo insieme. Fabio è la prova inconfutabile che siamo ancora un paese di poeti. Questo è il suo Radio Italia Live qui nel Verti Music Place. Adesso vi faccio ascoltare una canzone che è più che una canzone, è davvero una seduta di psicoterapia gratuita, quindi... Grazie.
lascio andare il destino e tutti i miei attaccamenti, i diplomi appesi in salotto, il coltello fra i denti. Lascio andare mio padre e mia madre e le loro paure, quella casa nella foresta, un amore che duri davvero per ogni tipo di viaggio, meglio avere un bagaglio leggero. Distando le vene, appropriando le mani, cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire, l'aria dal naso arriva ai polmoni, le palpitazioni tornano battiti, la testa torna al suo peso normale, la salvezza non si controlla. Pensare che poi tutto capiti a noi è solo un piatto di spine, ma tu sai cos'è, tu sei con me. Avvicinarsi al confine sarà più facile in due rimanere svegli. Cosa ti aspetti dal sole? Tu non parli mai, ma ciò che vuoi è solo un giorno normale. Pioggia, inseguire un giornale in spiaggia, una ricongiunzione, la mia assoluzione. È questo che sei per me. Questo sei per me. Grasso toccare il fondo, hai visto tutte quelle cose di cui io mi vergogno, hai fatto finta di non vedere quando tradivo, giocavo e imbrogliavo, ma io so perché, sì, so perché ancora adesso stringiamo i pugni e non ce ne andiamo da qui. Conosci tutti quelli che amo, la loro vita è la mia. Alcuni li hai visti arrivare, altri andarsene via. Non è più baci sotto il portone, non è più l'estasi del primo giorno, è una mano sugli occhi prima del sonno. Look.
questo sei per me. Quello che tu sei per me, quello che tu sei per me, questo sei per me. Roberto Angelini, Alberto Bianco, Daniele Mr. Coffee Rossi, Filippo Cornaglia, Pier Cortese. La musica di Niccolò Fabio è una carezza ipnotica che ci porta in un'altra dimensione. Continua questo Radio Italia Live. Abbiamo pensato di suonare per voi un grande classico. Chiudi gli occhi ed immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza. Ah, se vivessi solo d'inizi, di eccitazione da prima volta, quando tutto ti sorprende, nulla ti appartiene ancora. Penseresti all'odore di un libro nuovo, quello di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza guardo, in mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire è sapere e poter rinunciare alla perfezione. Oh,
di certo più teatrale. Così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione, così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, richino poi il sipario. Ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tema e il testamento, c'è tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire è sapere e potere rinunciare. Cadrà la neve a breve, io ti stringo le mani, rimani qui. Cadrà la neve. Una delle ambizioni, ammetto, che avrei, che l'arte dovrebbe cercare di avere sempre, di riuscire a volte a sollevarci, a proiettarci, essere proiettati altrove, in un altro luogo, e anche se per un attimo breve, potentissimo, farci percepire la potenza dell'eterno dentro il quotidiano. Scotta una penna quando scrive l'imprevisto, quando scopre quello che è nascosto, quando non si gira dall'altra parte,
l'arte non è una posa, ma resistenza alla mano che ti affoga. Scotta la cabina dell'aereo al decollo, la potenza dell'eterno dentro il quotidiano, una caraffa di acqua e limone, un bacio accanto a un gelsomino, la felicità è un momento di distrazione, mentre la mano sul fuoco scotta. Che sto seguendo questo Radio Italia Live veramente da fan, sono impazzita per Nicola Fabi. Siamo assolutamente in due, credo che bisognerebbe inventare un nuovo termine per dire quanto è raffinato Nicola Fabi. Dal Verti Music Place ancora con noi Nicola Fabi, a tra poco. Bentornati a Radio Italia Live, questa sera con noi c'è Nicola Fabi. Confermo. In questa nuova stagione facciamo un po' di sorprese agli artisti che ci vengono a trovare. So che tu non sei un amante delle sorprese, certo. Però credimi che questa ti piacerà, Daniela. Sì, le sorprese le porto io, Nicolò. Dunque, già detto con tono un po' solenne subito per metterti a tuo agio. No, dico, c'è un bel messaggio da parte di una persona, un messaggio un po' teatrale, da parte di una persona che ti conosce molto bene. Teatrale, dici? Teatrale, dico. E dice che sei bello dentro e fuori questa persona. Quindi noi ci giriamo insieme e guardiamo questo video. Vai. Ehi là, bellissimo. Sei veramente un gran bel ragazzo, lo sai? La gente ti ama, ma alcuni ti odiano. E perché ti odiano? Solo perché sono invidiosi del tuo talento, dei tuoi capelli. Vuoi che alluda alla tua forza fisica ora?
alla potenza della tua voce? Tu vuoi che io decanti la bellezza dei tuoi versi? Tu meriti un posto nell'Olimpo degli dei, tu sei un dio! Ma tutto questo non sarebbe niente paragonato alla forza dei tuoi garretti che mi vedo zampettare davanti in tutti gli stadi d'Italia e del mondo. La potenza di questo centro mediano metodista con un grande talento. Ed è per questo che io ti saluto. Non sono lì, ma sono lì. Tu non sei qui, ma sei qui. Qui e lì. Lì e qui. Ciao. Ciao, Niccolò. Ciao. Grandissimo, Henry Marco Re. Che bel messaggio che ti ha mandato. Eh? Teatrale c'era un motivo, vabbè. In effetti. Beh, è una persona speciale. Neri è una persona speciale. Effettivamente abbiamo condiviso tantissime cose diverse, momenti di estrema ilarità, perché con lui inevitabilmente si ride tantissimo, però poi è una persona di una grandissima sensibilità, si capisce, è un uomo molto attento e quindi è veramente un piacere. Poi giochiamo insieme a pallone ogni tanto, ecco, e sì, questo fa... aiuta anche a tirare fuori una parte di sé diversa, perché poi lo sport ti fa anche tirare fuori una parte di te diversa, e quindi si può dire che la conosci meglio una persona se la vedi anche nel momento dell'agonismo, nel momento in cui ha 180 pulsazioni al minuto. Pensiamo in maniera diversa con quel tipo di frequenza cardiaca. C'è un giocatore che ti ispira in qualche maniera? È ovvio che come faccio io da romano e romanista, eccolo il difetto, lo so, ma lì poi non sono neanche delle scelte, un po' come il tuo gruppo sanguigno, tu in qualche modo nasci con un certo tipo di predisposizione. E quindi è ovvio che se devo scegliere un giocatore di calcio io non posso che scegliere quello che comunque per noi romani e romanisti per 20 anni ha rappresentato una possibilità di sognare dei risultati che spesso non sono arrivati, ma che grazie ai suoi tocchi, alla sua cosa, meritava ogni volta andare allo stadio per cercare di aspettare quel momento che non, la vittoria magari non sarebbe arrivata, ma sarebbe comunque stato un lancio di 30 metri senza guardare ovviamente di Francesco Totti. L'hai detto con un amore? Sì. Anche la fede che ha avuto. Ci sta. Va bene. Vabbè, a questo punto torna su questo palco, continua a cantare e a suonare per noi. Non vediamo l'ora. Grazie. A Radio Italia Live, Niccolò Fabi ancora con noi. Grazie mille. Ora vado là. Finito, basta. Passo da lì. Scappar via l'amore, l'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento, vento d'estate. Io vado al mare, voi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo. Al suono del suo nome, a come cambia in base alle persone, ho pensato a tutto in un momento, è cambiato come cambia il vento, vento d'estate. Io vado al mare, voi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo.
lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato dopo a poche ore, è tornato senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento, ho pensato al suono del suo nome, a come cambia in base alle persone, ho pensato a tutto in un momento, ho capito come cambia il vento, vento d'estate. Io vado al mare, poi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo, vento d'estate. Io vado al mare, vado al mare, non mi aspettare, mi sono perso. Grazie, Bobo Angelini, Pier Cortese. E di nuovo per l'ultimo travolgente pezzo d'autore, Alberto Bianco, Mr. Toffi e Filippo Cornaglia. Spero che ci verrete a trovare, se non l'avete già fatto, in qualche concerto lungo la penisola nei prossimi mesi, anche se poi vedremo la possibilità anche in primavera di scavalcare i confini nazionali e di portare la poesia anche oltre le Alpi. Grazie a tutti. Quasi.
Mille grazie. Mille grazie Radio Italia. Sei stato eccezionale, però incredibili anche i tuoi musicisti, a cui farei veramente un enorme applauso. Davvero, super musicisti, complimenti. È stato bello averti qui. Daniela, noi salutiamo il nostro pubblico. Noi salutiamo tutti, ci ritroviamo con il prossimo Radio Italia Live, quindi non mancate e continuate a seguirci. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao.